Ciao a tutti! In questo tutorial andremo a preparare un mockup per la realizzazione automatica di copertine per i videogiochi, il tutto partendo da un box 3D. Per prima cosa andiamo ad aprire il nostro box. Andiamo a posizionarlo sulla nostra immagine, ho utilizzato un A4 300 dpi. Una volta inserito andiamo a selezionare lo strumento penna ed andiamo a cliccare su forma in alto, in modo che quello che ci va a creare lo strumento penna non è un tracciato ma è una forma. Cominciamo poi a tracciare la parte anteriore, quindi la copertina del nostro box. Bene, una volta creata la forma della copertina, andiamo sul livello Forma e abbassiamo l'opacità al 0%. Creiamo poi un nuovo livello nel quale andiamo a disegnare con lo strumento rettangolo un rettangolo che andremo poi ad adattare alla nostra copertina. Una volta realizzato il rettangolo, andiamo sulla palette dei livelli, convertiamo in oggetto avanzato il livello e poi andiamo a selezionare il menu Modifica, Trasforma, Distorci ed andiamo a posizionare il nostro rettangolo in prospettiva con la copertina del nostro box 3D, trascinando i punti di ancoraggio. Una volta effettuato questo, andiamo sul nostro livello Forma e con il tasto Command premuto clicchiamo sulla miniatura del livello per caricarne la selezione e carichiamo quindi la maschera sul livello rettangolo. Andiamo adesso a creare la stessa cosa per quanto riguarda il dorso, quindi prendiamo lo strumento penna e andiamo a tracciare anche la forma del dorso. Si creerà un livello forma 2. Una volta terminata la forma, torniamo sulla palette livelli ed andiamo a creare un nuovo livello dove andremo a realizzare anche il rettangolo per il dorso. Ricordiamoci anche di abbassare l'opacità del livello forma 2 a 0 e dopo aver creato appunto un livello nuovo andremo con lo strumento rettangolo a creare un nuovo rettangolo da mettere sempre in prospettiva, abbassando un po' l'opacità per vedere meglio la parte sottostante, lo metteremo in prospettiva con il dorso. Quindi sempre modifica, trasforma, distorci. Ed ecco qui che andiamo anche a sistemare in prospettiva quest'altro rettangolo. Che fa appunto parte del dorso. Bene, una volta terminato anche questo passaggio, andiamo sulla miniatura del livello forma 2, command click, carichiamo la selezione e applichiamo una maschera al livello rettangolo 2. Il livello rettangolo 1, che è la copertina, lo andremo a rinominare chiamandolo appunto Inserire qui copertina. E il rettangolo 2 lo chiameremo Inserire qui il dorso.
Andiamo adesso sulla miniatura dell'inserire qui copertina ed essendo appunto un oggetto avanzato ci aprirà il file a parte in una nuova finestra. Andiamo a selezionare le nostre copertine, ad esempio questa qui di Bubble Symphony. Posso anche poi tornare sempre su File, inserisci il collegato e mettere anche un'altra copertina, posso inserirne infinite in modo da essere pronte poi per la realizzazione. Quindi proviamo a metterne anche un'altra. Ovviamente si vanno ad inserire in proporzione come si vuole, con i testi più piccole, più grandi, dopo sta a ognuno di voi inserirla nel modo adeguato. Andiamo poi a chiudere e a salvare il file e vediamo che in automatico Photoshop ce l'ha adattata alla copertina. Stessa cosa per il dorso, doppio clic sul livello del dorso, nuovo file, inserisci, andiamo sul dorso già pronto che troviamo nella nostra cartella dove l'abbiamo preparato, lo andiamo ad adattare, mettiamo anche poi sempre con inserisci incorporato anche il loghetto che siamo preparati sempre a parte. Il loghetto del gioco. Una volta adattato anche il loghetto del gioco e posizionato a piacere, diamo salva anche a questo file chiudendo la finestra. E anche qui automaticamente si andrà a posizionare in prospettiva sul dorso della nostra box 3D. Per quanto riguarda il file PSD che abbiamo realizzato in questo tutorial, quindi pronto per essere utilizzato, aprendolo con Photoshop nel vostro computer, potete scaricarlo dal mio canale YouTube dove trovate il link gratuito. Un saluto speciale a tutti gli amici gamers che mi hanno richiesto questo tutorial. Vi aspetto alla prossima. Ciao!